Bentornati J-Mag Daily Sport, la puntata numero 5, il nostro sguardo del lunedì, meno di un'ora su quello che è successo nel campionato di eccellenza abruzzese ma anche nel girone A di promozione. Come sempre il lunedì ci prendiamo un po' di tempo per analizzare con grande serenità quello che è il mondo di questi due campionati che stiamo seguendo anche quest'anno per voi. È un campionato che continua a darci emozioni, analizziamo come sempre quello che è successo prima in eccellenza con il big match tra Paterno e San Buceto che è finito 0-0, ne approfitta solo il Giulianova che va a vincere sul campo della Miternina 2-0 e sale al terzo posto in classifica. 1-1 invece per il Chieti a Miglianico, in coda situazione tutta equilibrata anche in quella zona, è un campionato che continua ad offrirci emozioni e spunti per la nostra discussione. Nel girone A di promozione invece continua la marcia inarrestabile del Fontanelle che è ancora a punteggio pieno, vittorioso anche nella giornata di ieri, tiene testa solo il Ponte Vomano. In coda fa diciamo scalpore, ma insomma nemmeno tanto, ormai la seconda vittoria consecutiva del Pucetta, male le vibratiane con il Sant'Omero che ottiene un punto in casa e la Sant'Egidiese sconfitta ancora a Luco dei Marsi. Da sottolineare anche il risultato tennistico di una delle favorite, se non la favorita principale, o almeno questo era quello che si diceva nella, diciamo, nel precampionato, cioè la vittoria della Virtus Teramo nel derby finito 6-2 per i biancorossi. E allora gli ospiti di questa puntata numero 5, ritrovo con grande piacere, reduce anche dal gol vittoria con il Ponte Vomano che poi insomma sarà protagonista della seconda parte della nostra trasmissione, Davide Jeffrey Ricchiuti. Allora, ti ho chiamato Jeffrey, visto? E poi vedremo anche perché questo Jeffrey. Sì. E poi con grande piacere torna a J Magazine Sport anche Attilio Piccioni, mister del Real Giulianova. Buonasera, buonasera a tutti. Alla mia sinistra è sempre qui vicino a me, quest'anno siamo più vicini, Marco Piccioni, io continuo a chiamarti ogni tanto, l'uomo che tutto sa. Buonasera. Buonasera. Ti faccio una domanda subito, ma proprio subito, riagganciandomi a quella affermazione che mi hai fatto nella finale di puntata della volta scorsa. Te la posso fare? Ma solo un sì o un no voglio sapere. Ma la VAR ti piace o no? Dipende dal no, momento. Sì o no? No. Ecco, no, perfetto. Sei in sintonia, a posto così. Te l'avevo detto, no? Che prima o poi ti ribeccavo. No, ma non mi piace, punto. Non mi piaceva all'inizio e non mi piace neanche adesso. Cominciamo con, come sempre, con i risultati del campionato di eccellenza. Non è andiamo calcio, punto. A rivederli. Sei in sintonia con il tuo allenatore. E poi diciamo qual è. Comunque, Alba Adriatica, Montorio 0-0, Miternina, Real Giulianova 0-2, Miglianico, Chieti 1-1, Paterno, San Buceto era il big match della giornata, 0-0, Penne, Martinsicuro 2-1, Renato Curi Angolana 3-2. A Questapone 3-2, River Chieti Torrese 1-1, San Salvo Capistrello 2-1, Spoltore Cupello è finita 4-0, 21 i gol segnati, 4 vittorie in casa, una vittoria in trasferta e 4 pareggi. Andiamo a vedere la classifica dopo la sesta giornata giocata, eccola qua. In testa il Paterno 14 punti, il San Buceto segue con 13, poi Real Giulianova, Chieti e Renato Curi Angolana 11 punti, Acqua e Sapone Capistrello 9, Torrese e Penne 8 punti, Miglianico e Cupello 7, Alba Adriatica e Spoltore 6, Martinsicuro 6 se non vado errato, sì, poi Montorio 88 e San Salvo 5, River Chieti 4, a Miternina 3. Questa è la classifica del campionato d'eccellenza, ci darà spunto per la prima parte. Andiamo però a vedere anche subito i risultati della sesta giornata del campionato di promozione. Analizziamo la seconda giornata in pochi giorni dopo il turno infrasettimanale che si è giocato mercoledì. Alba Monterey
Ponte Romano 0-1, Celano, Pucetta 0-1, Luco, Nuova Sant'Egidiese 2-1, Mosciano, Tossicia 1-1, Notaresco, Fontanelle 1-3, Rosetana, Mutignano 2-1, San Gregorio, Cologna 2-0, Sant'Omero Palmense, Morrodoro 0-0, Virtus Teramo, Piano della Lente 6-2. La classifica, vi dicevo, continua la marcia che sembra inarrestabile, a punteggio pieno del Fontanelle. Eccola qua la classifica, Fontanelle in testa con 18 punti, il Ponte Romano ne ha 15, poi Virtus Teramo, Celano, Morrodoro, Luco e Cologna, grande gruppo, a 10 punti, Alba Monterey 9, San Gregorio e Sant'Omero 8, Mosciano 6, poi Mosciano 8, scusate, Rosetana 7, Pucetta 6, Nuova Sant'Egidiese 5, Tossicia 4, Notaresco e Piano della Lente 3, chiude ancora in coda il Mutignano con 2 punti. Questi sono i numeri che ci danno come sempre spunto per parlare. Un minuto di introduzione per Marco Viscioe. Se fai le schermate più grandi vediamo i numeri, altrimenti è dalla prima puntata che te lo dico, ma niente da fare. Dimmi il tuo punto. Punto d'eccellenza. Sì, c'hai un minuto per introdurre questo. Allora, l'eccellenza, il campionato rimane sempre equilibrato come ogni domenica. Poi ieri c'è stato lo scontro diretto dove hanno pareggiato entrambe per le due in classifica, con il San Buceto che ha rischiato di sbancare il campo del Paterno. Risalito Giulianova, ha steccato il Chieti che dopo 3 vittorie consecutive ha pareggiato a Miglianico, e Renato Curi, i giovani di Renato Curi sono sempre lì a dare fastidio un po' a tutti. 4-4-7-7 come si dice da noi, stanno per il momento, insomma, del gruppo delle grandi, a parte la frenata della Torrese, poi, insomma, ci sono alcune squadre che ancora non ingrano, ci sono alcune squadre che ancora non ingrano per l'organico che ha la Torrese, lo Sportore, il Capistrello. Secondo me sono squadre ben attrezzate che ancora non ingannano bene. Ne parleremo anche più tardi, ma ti dico subito, Martin Sicura dal Bariatico. Martin Sicura, io sono andato a vedere al Bariatico, invece al Bariatico Camera Montorio, una partita molto equilibrata. Si può dire che hanno avuto quasi paura di vincere, tutti e due, nel senso che un punto per uno, insomma, andava bene in quell'occasione. Partita molto tattica, si vede che le squadre si conoscevano molto bene, però è mancato quel qualcosa a tutte e due le squadre per poter far vincere la partita. Forse secondo me Montorio viene da... ha segnato solo la prima partita, sì, di campionato. È un po', insomma, che... e sono 6 partite che non fa gol, 5 partite che non fa gol, e ha problemi a fare gol in attacco. L'Alba Iarica è assente di Sande, che era l'unico degli attaccanti che ha segnato, ha fatto 3 gol, gli altri non hanno segnato nessuno. Quindi io ero con i colleghi Angelo Tulli e Luca Zarroli ieri, e dopo 10 minuti gli dissi: questa finisce 0-0. Ed è finita 0-0. Allora, avremo ovviamente tempo, perché poi chiaramente abbiamo anche tante immagini da vedere, iniziando proprio a parlare con il mister Piccioni. Intanto bentornato di nuovo, e te lo dico con grande piacere. Sembra adesso insomma essersi sistemato quello che, insomma, andava sistemato. Il primo posto è lì, non è così tanto lontano, no? No, vabbè, ma il campionato è lungo, è lunghissimo. È un campionato che conosco bene, ne ho perso uno a 5 secondi alla fine dell'ultima giornata, ne ho vinto uno gli ultimi minuti dell'ultima giornata. Questo per far capire che il campionato d'eccellenza è questo, e anche quest'anno sarà così, anzi quest'anno forse ancora di più, perché non ci sono solo un paio di squadre, diciamo, importanti, ma a parte il blasone di Chiedi e Giulianova, che forse è superiore alle altre, ma come organico ci sono tantissime altre squadre che possono ambire al primo posto. Intanto cominciamo a vedere dalle immagini, lo dico a Marco Viscioni che oggi è in regia in questa puntata numero 5, e che ringrazio. Marco Viscioni non è in regia. No, Marco Pedigoni, è vero, lui non mi lascia cadere una cosa, cioè non è che se faccio un errore lui c'è anche per questo.
Intanto andiamo a vedere la partita sbloccata, mister, da questo rigore, poi sì, insomma sì, ne parleremo. Un campo sì, sì, non così semplice, nonostante la classifica potesse far apparire il contrario, però insomma queste sono le vittorie che danno anche quella sensazione di aver trovato insomma la strada giusta. Perché queste partite, io non lo penso proprio così, nel senso che ieri non siamo andati bene, abbiamo giocato sotto ritmo rispetto alle altre partite. Di positivo c'è stato il risultato, sì, anche se, se devo dirla tutta, quelle occasioni che vedremo da parte della Miternina sono racchiuse nell'arco di 10 minuti in cui ci siamo persi un pochettino. Per il resto veramente la palla l'abbiamo avuta per 80 minuti, e che abbiamo giocato in maniera scolastica con poco ardore, e questo in questo campionato non ce lo possiamo permettere né noi né nessun'altra squadra. È tutto qui. Quindi il fatto di aver ritrovato la squadra, no, la squadra è sempre stata, diciamo, sotto controllo, ma ripeto, dobbiamo avere un approccio diverso, non possiamo avere alti e bassi, dobbiamo avere una costanza di rendimento, perché nel momento in cui dopo ci sono le prestazioni, i risultati dopo arrivano. Per assurdo ero molto più contento dopo la partita di domenica passata, dove abbiamo fatto veramente una partita di altissimo livello, che purtroppo dopo si è chiusa 0-0 perché abbiamo preso tre pali, sì, perché abbiamo sbagliato tante occasioni da gol, però la squadra veramente si è espressa come tutti noi vogliamo. Ieri invece no, ieri secondo me siamo mancati, e questo deve essere da sprone per tutta la squadra, perché ripeto, ci prendiamo il risultato perché è un risultato importantissimo. Per dirla, in quel campo lì ci ha vinto il Chieti e sembrava avesse fatto un'impresa, ci abbiamo vinto noi. Sì, sembra che non abbiamo fatto questo. A parte il fatto, lo ribadisco, che possiamo e dobbiamo fare meglio, perché questo è fondamentale. Non accontentarsi del risultato, perché quando si analizzano le partite il mio compito è essere distaccato. Non si può partire dal risultato, si deve partire dalla prestazione, e quindi sappiamo quello che abbiamo fatto di giusto e di sbagliato. Ripeto, dobbiamo essere molto più costanti per ottenere i risultati che noi vogliamo, ovvero fare un campionato di primo ordine e lottarcela con tutti quanti fino all'ultima giornata. Se ti chiedo, ci sono delle analogie, no, tra l'inizio di questo campionato e quello scorso, anche se tu insomma non eri in panchina ma eri, diciamo, dietro le quinte? C'è qualcosa che accomuna questo inizio di campionato a quello dello scorso anno di promozione? Ma sì, però un campionato completamente diverso, dove, senza nulla togliere alle squadre che abbiamo affrontato l'anno scorso, ma non ci sono squadre materasso, sì, ci sono tutte squadre organizzate, ogni squadra ha al proprio interno dei calciatori che ti possono far male in tutte le situazioni, anche la Miternina, per dire, che nei bassi fondi, ma se andiamo a vedere, aveva il capocannoniere dell'anno scorso, ha dei ragazzi interessantissimi come Mazzaferro, Santi Rocco, ha una coppia centrale che ha fatto sempre la Serie D come Santilli e Di Francia. Cioè, quindi non parliamo parliamo sempre di calciatori importanti che in questo momento stanno in una squadra che sta in difficoltà, però, e questa è la Miternina, ma tutte le altre squadre hanno al proprio interno dei calciatori importanti, ripeto. È un bellissimo campionato, quest'anno veramente è un piacere giocarlo e affrontare le avversarie, perché ogni domenica si incontrano calciatori che ti possono mettere in difficoltà con una giocata in ogni momento della partita. Una rosa molto ampia, ma nella tua testa c'è un 11 titolare? Diciamo. No, nel senso che veramente questa società sta facendo di tutto per... sta facendo il possibile per riportare Giulianova dove tutti vogliono che sia, però bisogna fare i conti con la realtà. La realtà ci dice che dobbiamo lottare come gli altri, sudare come gli altri, non pensare a come ci chiamiamo, ma a quello che riusciamo a fare in campo. Poi, per quanto riguarda la squadra, diciamo che le scelte fatte dall'inizio del campionato parlano chiaro, nel senso che sono tutti indispensabili,
sono tutti indispensabili, però giocano quelli che stanno meglio, quelli che danno più garanzie, a parte il nome, perché il nome conta poco, conta per tutti poco, per me per primo, conta quello che si riesce a portare in campo. Ripeto, dopo... Tornando sulla partita di ieri, c'è ovviamente un episodio che lo insomma, cambia un po'. Tutti quanti ne parlano. La storia, allora facciamo una cosa: siamo qua anche per questo, andiamo a rivederlo. Prima, però, ascoltiamo un piccolo stralcio della dichiarazione del presidente della Mitternina, insomma, che è stato un po' polemico. Andiamola a sentire. Se noi dobbiamo perdere perché siamo inferiori, mi va bene, ma perdere perché qualcuno decide che dobbiamo perdere per forza non va più bene. Ah, questa è un'affermazione, insomma, perdere per forza significa quasi che, no? Che dall'altra parte c'era una squadra che... Allora potrei dire che nella prima partita di campionato contro... La partita, fra l'altro, giocata molto bene contro il Paterno, abbiamo perso a 4 minuti alla fine per un gol di 2 metri fuori gioco. Lo dico oggi a distanza di un mese e mezzo, però è così. Posso dire che a Spoltore Di Paolo è stato pesantemente picchiato ed espulso 2 giornate. Posso dire che domenica passata Di Lallo frattura setto nasale con 6 punti di sutura oltretutto sulla faccia, gomitata in viso, nemmeno fallo fischiato. Tutti quanti possiamo dire qualcosa. Nel fatto specifico dico che dalla mia panchina si è sentito 3 volte l'arbitro ripetere al difensore avversario: vi vedo, e poi ha fischiato perché ha placcato pesantemente Tozzi Borsoi. Dopo non è detto, perché Tozzi Borsoi è alto 1,90 m, debba stare in piedi per forza, perché se uno viene bloccato, proprio placcato di stile rugby, ripeto, non è perché uno è alto 1,90 m non bisogna fischiare fallo. Noi continuiamo a vedere le immagini della giornata numero 6 del campionato d'eccellenza, ci spostiamo su Alba Adriatica a Montorio. Intanto, Marco, intanto che partiamo, ti dico, tu come l'hai visto quell'episodio e poi andiamo anche da Davide. Io come ha detto il mister prima, e tengo le sue parole: se l'arbitro 3 volte prima che batte la punizione ti dice vi vedo, occhio, non tirare la maglia, poi ha tirato la maglia e rigore. L'immagine non si vede bene perché si vede l'ultimo, in effetti l'immagine non sono l'ultimo pezzo, chiaro, la inquadratura un po' lontana, oltre che tirare la maglia tirata, che io stavo in prospettiva giusta per vederlo, ma è stato placcato la di Francia in maniera pesante. Io ho visto episodi eclatanti sia in River Torrese che in partiamo con le immagini di Alba di Alba Adriatica a Montorio. Dopo due minuti, perdonami Marco, devo andare anche da Davide, perché insomma mentre guardiamo come c'è un rigore non dato al Montorio. Sì, infatti ieri questo ha fatto un fallo da dietro clamoroso, rigore netto. Ieri è stata un po' una giornata con episodi dalla tribuna si sentiva proprio il calcio, però veramente tutte quelle proteste non si sono sentite da parte dei giocatori del Montorio, però a fine partita dopo hanno protestato. Davide, devo venire da te per chiederti insomma qual è intanto la tua idea dopo 6 giornate nel campionato d'eccellenza. Sì, ma questo campionato di eccellenza secondo me è uno dei più duri degli ultimi anni. Comunque io ho partecipato agli ultimi 4 campionati di eccellenza. Comunque non mi è mai capitato di avere... Questo è un rigore per Alba Adriatica non fischiato, per esempio. Questo è un altro rigore netto, non fischiato. Stavo calpestato da un amico Marini. Che fa il pari, un po' come diceva Mister Piccioni. Cioè, se riguardiamo, insomma, tutti gli episodi... Tutti hanno motivo per reclamare, Davide, sì, comunque non sono squadre materasso, come diceva il mister. È un campionato veramente equilibrato quest'anno, un bellissimo campionato, perché ogni partita si deve giocare fino al 90esimo, al 95esimo. E negli ultimi anni credo che squadre così importanti nello stesso campionato non ci sono state. Io direi che in effetti, insomma, rispetto a quelli degli altri anni, il parco delle squadre è decisamente
No, noi lo diciamo sempre perché insomma alla fine ci fa anche un po' comodo pensare che ci sia un campionato equilibrato con un finale. Ma è un patto delle squadre, i giocatori che hanno le squadre. Concordo con Marco, perché sì, il nome delle squadre oppure la qualità delle squadre, però le squadre sono composte da giocatori. Quest'anno io ho visto una partita veramente, al Vallega ha dei giocatori tipo Calvarese che vederlo in eccellenza per me è un obbrobio. Abbiamo visto lo 0-0 di Alba Adriatica Montorio, abbiamo visto però insomma occasioni finita in questo modo con due squadre che hanno frenato rispetto ad un inizio che invece sembrava positivo. Andiamo a vedere come lo hanno raccontato e come lo hanno commentato a fine gara i due allenatori. Sì, dai, primo tempo però secondo me noi abbiamo fatto molto meglio. Secondo tempo abbiamo sofferto perché l'Alba Adriatica a livello fisico ha giocatori importanti. E quindi abbiamo sofferto come giusto che sia su un campo di questo dove quasi tutte le squadre hanno fatto difficoltà. Noi venivamo da un discreto risultato, ma domenica sinceramente non abbiamo tirato mai in porta, quindi abbiamo fatto 0-0. Oggi molto meglio, il primo tempo secondo me ai punti avremmo vinto noi perché abbiamo avuto un paio di occasioni dove potevamo essere un po' più pericolosi. Poi nel secondo, come ho detto prima, abbiamo sofferto le mischie, i calci piazzati, anche perché fisicamente loro ci davano qualche centimetro e quindi alla fine tutto sommato il risultato è giusto. È bene perché non abbiamo preso gol e abbiamo sofferto diciamo poco la nostra difesa dopo due giornate in cui abbiamo fatto qualche errore. Mentre davanti abbiamo sofferto invece più del solito, mentre le prime partite sono state diciamo spumeggianti, avevamo creato sempre 6-7 palle gol, oggi siamo stati un po' più avari in zona gol e questo è forse un passo indietro, quindi un passo in avanti da una parte e un passo indietro dall'altra. Chiaramente un cambiamento difficile, trovare l'equilibrio è sempre la cosa più difficile, quindi stiamo cercando insomma di trovare un assetto e un modo di giocare che faccia esprimere al meglio tutti i ragazzi. Le interviste erano di Angelo Tulli, Davide sorrideva rivedendo il suo ex mister degli ultimi due anni. Sì, per due anni a Morrodoro. Mister, tu intanto ricordiamo, sei di Alba Adriatica, sì, quindi sì. Anche le sorti di Alba Adriatica ti stanno a cuore particolarmente. Sì, ho iniziato a giocare ad Alba Adriatica, ho allenato ad Alba Adriatica, quindi assolutamente. Sì, sono... So, quando l'Alba vince, tranne che contro di me, sono sempre contentissimo. Insomma. Ci hai giocato contro. Sì. Mister De Eugenio dice questa volta abbiamo, cioè non abbiamo preso gol, ma siamo mancati in avanti. Una coperta troppo corta quella. Io dico che per le partite viste fino adesso dalla mia squadra, l'Alba Adriatica è la squadra che mi è piaciuta più di tutti. Ci ho giocato tre volte poi. Ci ho giocato tre volte, sì, abbiamo vinto due e pareggiata una, però... L'Alba Adriatica veramente mi è piaciuta, come modo di stare in campo, come qualità di singoli giocatori, quindi ripeto, non so che tipo di preparazione abbiano fatto, perché le partite in cui noi l'abbiamo affrontata andavano molto più veloci di noi, questo è una cosa da vedere, e il tempo dirà come è stato affrontato questo periodo, però tecnicamente, tatticamente, veramente è una squadra che mi piace moltissimo. Marco, tu la conosci insomma, sì, forse ieri, meglio degli altri, come mai me, però questa frenata? No? Ieri secondo me l'assenza di Sante sta fondamentale in avanti, perché gli serviva uno, non avevano uno che saltava l'uomo, creava superiorità in avanti, e soprattutto col modulo come hanno iniziato, il modulo base in cui hanno giocato. Secondo me De Feudis l'aveva studiata bene e l'aveva incartato veramente bene. Poi nella ripresa Alba Adriatica ha cambiato modulo, ha giocato 4-3-1-2 e qualcosa di più si è visto, però conclusioni a rimporte solo il tiro di Miani, che il portiere Chiuti sono molto bravo a respingere, se no per il resto sì, ma poco. Questo tante volte succede, perché ci sono forse quest'anno più di altri anni le squadre, non c'è il fattore campo, nel senso no. Che nel senso che quando si affronta sì, le partite un po' più chiuse dietro si ha più facilità, sì. Per dire, il Paterno ha più difficoltà in casa che fuori, il Paterno è una squadra sicuramente forte. Ha vinto tutte le partite in tasca. Noi fino adesso abbiamo avuto più difficoltà in casa che fuori, ma come tante altre squadre, perché il fattore campo veramente conta poco, conta il modo di stare in campo.
conta avere molto, molto campo da attaccare piuttosto che poco. Anche se diciamo dall'Alba Adriatica, perdonami, Marco, Alba Adriatica e Paterno non hanno il campo loro. Sì, diciamo, questo, sì, è, questo è un handicap notevole. A proposito, insomma, di Vibratiane, da Alba Adriatica al, dall'Alba Adriatica e dal Montorio al Martinsicuro, perché insomma il Martinsicuro aveva ritrovato la vittoria la settimana scorsa, è tornato ad essere battuto in rimonta. Appena c'è un episodio che andiamo a vedere, perché cominciamo a vedere le immagini con la partita decisa un po' dall'espulsione, poi ascolteremo anche un minuto di dichiarazione di Guido Di Fabio. Però intanto il Martinsicuro non è, e l'avevi insomma anche detto all'inizio del campionato, almeno sul piano dei risultati, non è ancora un lontano parente di quello che abbiamo visto. Questo è il gol del vantaggio di Giorgio. Sì. Innanzitutto questo è nel campionato dell'anno scorso. Innanzitutto mettiamo in chiaro questo, che l'anno scorso il livello è un po' più basso e quindi... E questo l'abbiamo detto e va bene. Poi mettiamoci che hanno perso tre giocatori fuori quota fortissimi che sono andati a giocare in categorie superiori. Purtroppo quando perdi certi giocatori non è che... Però insomma, questo abbiamo detto anche nelle altre Ma sono tre giocatori. Però alla fine cioè, sono gli episodi che girano contro. Gli episodi pure. Anche in questo caso. E comunque ha perso gli anni davanti, però ha acquistato altri giocatori forti. Il Penne è una coppia. Si è rinforzata. Ce n'ha tre davanti il Penne forti. Tutte e tre. Sì, ma diciamo tre perché giusto Rodia, ma Orta e Cacciatore in questa categoria. Cioè, quando parlo che ogni squadra ha dei calciatori importanti che possono dire la partita, il Penne certo ha degli attaccanti. Questo è il gol di Cacciatore, il pareggio. Sì, ecco, sì, vabbè. Questo è il pareggio. Cioè, questi sono calciatori veramente importanti. Dicevo che Martinsicuro ha perso anche Oreste centrocampo, che dà molto filtro al centrocampo. Questo è l'episodio che però si sta espulso Ferrari. La gara perché... Poi dopo in 10 hanno preso il gol in contropiede. In difesa schierata, questo è di nuovo Cacciatore che va a chiudere l'incontro. Però insomma, nel finale c'è stato un battibeck, sono stati espulsi Rodia e Cucco per regge poche scorrettezze. Praticamente ci stavo dicendo che il Martino... Però io ti faccio subito una domanda, perdonami, perché poi insomma, dobbiamo correre. È già fuori da quella lotta, anche se campionato questo è un campionato che non c'è lotta, forse non avete capito, non c'è né lotta sopra né lotta, non esiste la bassa classifica, non esisterà mai l'alta classifica. È un campionato che non ha padroni, insomma. No, è che è difficile da commentare, perché questo campionato è una squadra che vince tre partite di fila e si ritrova sopra. Se infatti ne perdi tre ti ritrovi sotto, come l'Alba Adriatica, è partita bene stava, e poi ha frenato e invece il Chieri partirà male, poi mentre è partita di fila si è ritrovata sopra. Vero. Andiamo a vedere cosa ha detto Guido Di Fabio commentando questa sconfitta per il Martinsicuro, questa altra sconfitta purtroppo per il Martinsicuro. Beh, vedo che l'espulsione, io sono incazzato nero con i miei ragazzi, perché cioè, abbiamo concesso a loro i due gol proprio per delle stupidaggini individuali che non esistono né in cielo né in terra. Noi fino a quel momento eravamo andati in vantaggio, ma il Penne non ci aveva mai tirato praticamente in porta. Anche noi non è che avessimo fatto chissà che in avanti, però contenevamo questa partita tranquillamente. È vero quello che dici tu, pensavamo ormai di farcela fino alla fine, anche se poi se commetti delle ingenuità è normale che giocatori come Orta, Cacciatore, Rodia te le fanno pagare. Poi l'espulsione, lasciamo perdere, il nostro ragazzo è entrato sulla palla, sì, magari in maniera scoordinata, ma un'espulsione diretta così non sta né in cielo né in terra. Eccolo qua, è un Guido meno sereno insomma rispetto alle altre volte, anche se lui analizza sempre con grande serenità queste cose, però insomma non è un momento particolarmente felice per il Martinsicuro. Ogni campo c'è un errore. Sì, qualcosa del genere. Oggi in effetti
stiamo commentando praticamente dappertutto. Ci vorrebbe la VAR che tu tanto. Ci vorrebbe allora. Ci vorrebbe? Ma a te non piace. Se la metti in dilettanti, se la metti in dilettanti la VAR. Accontentiamocela di vederla lì. Si finisce dopo due giorni la partita. Beh, non so. Andiamo a vedere un'altra delle teramane. Sapete insomma che attenzioniamo con molta più insomma, frequenza, con grande attenzione delle squadre della provincia di Teramo. C'è un'altra squadra che ha frenato molto ed è la Torrese. Andiamo a vedere proprio le immagini della partita. Qui la Torrese ha combinato di cotte e di crude. Anche qui, e poi sentiremo insomma l'allenatore, ci sono degli errori determinanti o comunque degli errori o comunque delle immagini o comunque degli episodi che lasciano un po' perplessi. Sì, ieri la Torrese ha giocato, ha cambiato anche, questo è il primo rigore non dato, abbastanza netto. Sì, contiamoli. È il primo rigore non dato abbastanza netto. La Torrese ha cambiato modulo, ha giocato 4-4-2 invece del solito 4-3-3, andare a fare la sua partita quando una squadra difficilissima da affrontare, soprattutto la prima amica. È andato in vantaggio con un gol di Criscolo, 98, giocatore molto importante, no, 95 Criscolo, non è 98, poi è molto forte, su un cross di Dario Scariti. Poi ecco, c'è un'occasione con Puglia, nella ripresa hanno preso un palo, la River, qua si segnava, cambia la partita, poi ecco, è entrato De Santis, a posto di Carsone, nel giro di 10 minuti ci sono stati questi tre rigori reclamati, veramente un paio ci sono visti abbastanza netti, anche se l'inquadratura non rendono l'idea, però diciamo che qua c'è un fallo di mano lì del numero 5 Fregali, che l'arbitro non ha ravvisato. E questo è il terzo, questo è quello più clamoroso, questo sì, qua che dà un calcio proprio, ma si è sentito qua, questo il calcio si è sentito dalla tribuna. Vi chiedo insomma su questi tre episodi, lo chiedo a tutti voi, cioè, su questi tre un rigore ci può stare, sembra. Ma non perché ogni tre dubbi, però, insomma, si può perché sbagliare una volta. Poi qua, rischiano di fare il 2-0, rischiano di perderla. Poi alla fine, a due minuti alla fine hanno pareggiato con De Santis su una sponda di Stacchiotti. È entrato nella ripresa, ricordiamo insomma che non era partito. Ripeto, però sono situazioni che non bisogna difendere niente e nessuno, cioè non è un prendere le parti agli arbitri, perché non hanno nemmeno bisogno. Ci sono gli sbagli, per carità di Dio, però io ne faccio tanti durante la partita e i giocatori ne fanno altrettante tanti. Quindi se vogliamo così aiutarli un pochettino, dobbiamo comprendere questo. Dopo è normale che quello che ci aspetta, più che puntare l'attenzione su questo, ecco, mi piace un pochettino più parlare degli atteggiamenti che a volte questi ragazzi hanno, solo questo motivo. Sì, questa situazione qua. Poi per il resto, ripeto. Ci ha cambiato anche l'atteggiamento, secondo te, proprio dei ragazzi che... Sono cambiati i tempi, io ho qualche anno in più, sì, però ripeto, ci vuole un po' di equilibrio in tutto e per tutto. E di rispetto. Sì, ma da parte di tutti, perché tante volte anche noi in panchina esageriamo, ecco, perché dobbiamo capire che sì, stiamo facendo un campionato importante, perché, ripeto, è un campionato importante, però non è che stiamo facendo la Champions League, quindi ci vuole un po' di equilibrio. Andiamo a sentire un Luigi Narcisi, mister della Torrese, particolarmente amareggiato. Ricordiamo insomma che anche nel turno precedente, insomma, qualche errore su quel gol annullato, soprattutto c'era, insomma, o quantomeno, come dicevamo prima, se ne può discutere. Andiamo a sentire cosa ha detto. Ci sono stati tre rigori dubbi e uno clamoroso. Nel dubbio non è mai stato fischiato un rigore per noi. Non voglio adesso far sembrare che non abbiamo vinto per l'arbitro, ma in un campionato così equilibrato questi episodi hanno un peso notevole. Anche domenica scorsa ci hanno annullato un gol, il perché è ancora da capire. Questa giornata qui è successo questo. Va bene, bisognerebbe, come le squadre stanno concentrate e stanno attente, bisogna che un po' da tutte le parti ci sia questo atteggiamento. Eccolo qua, questo è Luigi Narcisi a fine gara, chiaramente insomma, due episodi
nel giro di pochi giorni lasciano anche questo tipo di... effettivamente pesa, perché vale per me, vale per tutti, ma pesa per tutti, pesa me per primo, quindi certo. Non dico cose diverse. Un errore può compromettere un campionato intero, no? Ci vuole un po' più di equilibrio da parte di secondo tutti, me bisognerebbe anche capire che quell'errore fa parte anche di tutto tutti questi episodi vengono messi in risalto perché è un campionato importante ed è un campionato bello. Abbiamo le immagini di Emiliano Coglietti, possiamo vedere che purtroppo non abbiamo più immagini. C'è un rigore per i piedi, non possiamo far vedere chiaramente tutto. Se selezioniamo un po', non regalato di più. Va bene, ne parleremo e lo guarderemo, ma come sempre insomma ci sarà occasione. Noi dobbiamo chiudere velocemente questa prima parte perché nel secondo tralcio della nostra trasmissione andremo a analizzare il campionato di promozione e omaggiando anche il Ponte Romano, ma lo facciamo tra poco. Eccoci tornati, allora vi dicevo, iniziamo a parlare del campionato di promozione, del girone A del campionato di promozione, con un omaggio alla squadra, alla società, al mondo del Ponte Romano, perché insomma nella fine settimana scorsa il Ponte Romano ha festeggiato 40 anni di attività. Sono tanti, sono testimonianza di un modo di intendere anche il calcio che nel tempo insomma è diventato anche un punto di riferimento. Noi abbiamo dedicato un piccolo speciale proprio a questa serata andando ad ascoltare delle figure storiche ma anche il presidente attuale del Ponte Romano, e allora i primi 5 minuti di questa seconda parte li dedichiamo proprio al Ponte Romano. Il Ponte Romano ha celebrato e ricordato la propria storia legata al calcio, iniziata nel 1977. 40 anni di passione, sacrifici e soddisfazioni in giallo-nero, vissute senza mai accusare battute a vuoto, arrivando a rappresentare un punto di riferimento nel mondo delle società dilettantistiche e non solo di quelle teramane. Tante le figure sportive che in 40 anni hanno legato la propria storia ai colori giallo-neri, così come tanti sono stati gli avversari affrontati sui campi. Degli ultimi 20 anni di storia, il Ponte Romano ha giocato gli ultimi 17 consecutivamente nel campionato di promozione. Una serata da brividi dove sono intervenuti tutti, ex protagonisti come Piero Dorazio, per decenni sulla panchina giallonera, e i vari Marco Capparella e Fabrizio Catelli, ex professionisti che hanno impreziosito con la loro militanza per qualche stagione il prestigio del club. E poi il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi, ma anche Luciano Campitelli, presidente del Teramo, ma avversario al tempo in cui era la guida del Canzano. Tra gli avversari di sempre anche il presidente della Virtus San Nicolò Teramo, Salvatore Di Giovanni. Una sala circondata dalla storia del calcio di una realtà che si conferma ogni anno, dalla prima borsa ai tanti volti, immortalati da foto e vecchi articoli di giornale. Gran cerimoniere Gabriele De Simone, oggi dirigente della federazione, ma vera e propria memoria storica di tutti i 40 anni. La società è nata nel 77, all'inizio ero giocatore, ero giovane, quindi giocavo, dopodiché nell'83-84 sono entrato a far parte nella dirigenza, fino a ieri, perché oggi dirigente della federazione non posso far parte del direttivo, però do sempre una mano e quindi ecco, ho organizzato anche questo evento perché ci tenevo a fare questa festa, perché insomma l'avevo dedicata al primo presidente che oggi purtroppo non c'è più, e quindi insomma ho voluto organizzare questo evento. Questa è una società insomma che ha attraversato 40 anni di storia attraverso le varie categorie, ma una società che ha però nel suo DNA la continuità, cioè quello che è iniziato 40 anni fa non è ancora finito. No, certamente siamo, penso, una delle società più longevi d'Abruzzo, perché se pensiamo agli ultimi 20, negli ultimi 20 anni siamo stati 17 anni in promozione e non abbiamo avuto mai, diciamo, cali particolari, se non ecco, qualche piccola retrocessione in prima, ma dopo subito tornati in promozione. Siamo, mi sembra, la 23esima società più vecchia d'Abruzzo e non è poco per una piccola frazione del comune di Teramo.
Come memoria storica, insomma, qual è il momento che ricordi con più piacere e quello magari in cui invece era un po' più tutto buio? Ma sinceramente io sono uno molto positivo, non mi abbatto nei momenti di difficoltà e non mi esalto nei momenti di gloria, diciamo, quindi è stata una normale routine, ma ricordo benissimo dei tornei organizzati a livello nazionale, quando circa 20-25 anni fa ho organizzato un torneo di calcio categoria allieva a livello nazionale, è venuto qui a giocare il famoso, adesso allora ero un ragazzino, Cassano, e tanti altri bei ricordi, come portare i ragazzini a giocare a Trigoria con la Roma, avevamo fatto l'affiliazione con la Roma tramite Bruno Conte, per cui insomma tante belle soddisfazioni. Nella serata della propria storia il Ponte Romano guarda però con fiducia al futuro. La stagione 2017-2018 è partita molto bene e le ambizioni sono decisamente presenti nelle intenzioni del presidente. Oggi è una bella giornata per tutti quanti, specialmente per quelli che si sono impegnati e hanno portato avanti questa società nel miglior dei modi, perché come sappiamo il Ponte Romano, più che essere una società calcistica, è una realtà. Quanto è difficile però fare calcio a queste categorie nel 2017? È difficile perché, come tutti sappiamo, ci sono varie difficoltà. La prima è, se vogliamo, è quella economica, perché più passano il tempo e più cerchiamo di respirare, però comunque è una soddisfazione personale, perché quello che si fa non va mai sprecato e cerchiamo di trasmettere questa passione a tutti, insomma. Una serata importante, tra l'altro in un momento della stagione che vi vede protagonisti, secondo posto in classifica, quanto è ambizioso il Ponte Romano? Beh, quest'anno siamo partiti bene rispetto all'anno scorso, che abbiamo un po' faticato, sono state varie scelte giuste, sbagliate, come vogliamo, però comunque quest'anno l'organico che c'è è abbastanza promettente. Davide, vengo subito da te, insomma, tu sì. Sei arrivato quest'anno, sì. Tra l'altro ieri hai anche segnato, sì. Insomma, una stagione che sembra essere iniziata col piede giusto. Sì, sono arrivato quest'anno a Ponte Romano, per me è il primo anno di promozione, comunque arrivare, trovarmi in un ambiente caldo, perché diciamo l'anno scorso il Ponte Romano si è salvato all'ultima ai play-out, quest'anno è il 40° anno di vita del Ponte Romano, quindi noi giocatori, se gli possiamo fare un regalo a questa società, magari è prima cosa salvarci, ma poi magari ambire anche a una vittoria del campionato, sarebbe la ciliegina sulla torta. Tu avverti proprio il clima giusto, perché insomma sembra essersi, io ero presente perché insomma si è visto che c'ero io insomma quella sera lì da voi, ma sembra essersi incastrato un po'. Sì, guarda, io sono arrivato e proprio mi sono trovato benissimo fin dall'inizio con la società, con i compagni di squadra. Questo è diciamo, un momento positivo per noi, perché appunto siamo partiti col piede giusto, c'è il Fontanelle lì davanti che ancora non ha vinto tutte le partite, sì, siamo a punteggio pieno, noi abbiamo fatto un passo falso con il Mociano in casa loro e abbiamo perso 3 punti in campionato. Marco, Fontanelle inarrestabile, il Ponte Romano sembra che abbia preso il volo. Il Fontanelle, a proposito, in settimana ho sentito pure il mister Bizzarri, molto soddisfatto. Chiudiamo con la storia della sorpresa, perché insomma ci verrà anche a trovare. È una sorpresa, però ripeto, senza nulla togliere altri, la Virtus Terme in questo campionato poi la vedo, è la squadra più forte che, in senso assoluto. C'ha 2 squadre, non una. Questa poi adesso la vedo. La Virtus è una squadra completa, c'è dei giocatori comunque importanti in rosa. Ce n'ha più di uno i giocatori in rosa. C'ha Cini in panchina. Adesso ne parliamo, andiamo a vedere il campionato. Mister, ti chiedo, il campionato di promozione, continui a guardarlo? Sì, senz'altro. No, che idea ti sei fatto? Mi sono fatto l'idea che anche questo è un campionato in cui ci saranno
due pezzi, un pezzo le prime 4-5 squadre sopra, e poi ce ne saranno 4-5 che lotteranno proprio sotto. Si spaccherà sicuramente il campionato, a differenza di quello di Eccellenza, però il Ponte Romano, ripeto, il Ponte Romano e il Fontanelle, che sono squadre che stanno sopra, però sono società esperte che sanno quello che vogliono e conoscono benissimo questo campionato, quindi se hanno portato in organico, ecco, ragazzi come Recchiudi, che è la prima volta che fa la promozione, quindi vuol dire che vogliono fare qualcosa di importante. Poi sono d'accordo però con Marco che forse sulla carta la Virtus Teramo è quella che ha qualcosa in più, però da avere qualcosa in più a farlo vedere in campo. Però insomma, per tornare all'anno scorso, non è il Giuliano dell'anno scorso, secondo ma me. Probabilmente non c'è il Giuliano, ma non c'è nemmeno la Torres l'anno scorso. Certo. Non dimentichiamo, dopo noi nel girone di ritorno abbiamo preso proprio il volo, abbiamo preso un grande distacco, però la Torres per una ventina di partite ci ha dato filo da torcere, ma diciamo, una squadra molto importante, una società altrettanto importante, quindi. Eccola intanto la Virtus Teramo, 6-2, risultato tennistico, ma una partita che insomma poteva anche mettersi in maniera diversa. Qui siamo già, dopo aver visto il primo gol, al raddoppio di Caporrelli, e guardate qui l'occasione per il 2-1 con l'azione che va dall'altra parte del campo, contropiede micidiale, Aureli, palla in mezzo, Pigliacelli, altro giocatore insomma che, no? Bomber. Sicuramente di altra categoria, questo sicuramente, però ancora un'occasione per rientrare in partita, sciupata dal piano della lente, che poi trova il gol in apertura di ripresa con Torre. Anche qui parliamo di una punta che potrebbe e poteva far comodo a tantissime squadre, insomma, di categorie diverse. E poi l'errore di Tosi, se non sbaglio, sì, e poi questo gioiellino che ogni tanto si accende. So che a te piace molto, Marco, giusto? Non può giocare in promozione, per anche me qui. È sprecato anche qui. Poi arrivano quinto e sesto gol in grande scioltezza, perché poi insomma il piano della lente Egidio, un giocatore d'eccellenza, non ne ha più. Sfortunato che del 96, ma se è forte giochi lo stesso, non è che... Sì, no ma assolutamente. Qui stiamo continuando a vedere i gol, questo è l'ultimo, il sesto, lo mette a segno Nespeca, però insomma c'è anche il tempo di andare a guardare un altro gol, l'ultimo della partita, cioè quello messo a segno dal piano lente, che chiude il risultato. Canzanese, che è un ex, ma ce n'erano tanti insomma di ex ieri. E questa è insomma la partita che si è giocata sul campo dell'Acquaviva e che ha rilanciato le ambizioni della Virtus Teramo. Però io voglio tornare, Davide, alla tua partita, quella che hai deciso tu. Anche l'Alba Montaurei era partita molto bene, partita difficile, come sta? Campo... La prima sconfitta dell'Alba Montaurei. Esatto. Sì, in quel campo era molto duro andare a vincere, perché comunque loro sono comunque una squadra attrezzata per la promozione. Poi giocare in trasferta è sempre il fattore casa che è importantissimo. E loro, noi fino all'80esimo, 70esimo, 85esimo non riuscivamo a sbloccare la partita. Poi c'è stata un'occasione, l'ho sfruttata come potevo fare, siamo andati in vantaggio 1-0. E poi loro hanno continuato ad attaccare fino al 95esimo, abbiamo portato a casa la vittoria. Dobbiamo analizzare la situazione in coda andando a vedere, sempre con l'ausilio delle immagini, Rosetana Mutignano. E io torno da te, Marco, per dirti che in coda insomma comincia a farsi, come posso dire, per alcune squadre comincia a farsi un'idea precisa e definitiva di quella che sarà il campionato. Prima mi dicevi in Eccellenza non ci saranno spaccature, ma qui ci sono squadre che continuano a perdere, anche se ieri il Pucetta, dicevo, abbiamo detto domenica scorsa che il Pucetta era l'accendimento del campionato, adesso, adesso si è giocato mercoledì e domenica, ha fatto 6 punti, quindi stiamo a parlare del nulla anche qui. E comunque in basso il Mutignano sta facendo fatica rispetto alle altre, inaspettatamente, perché è una rosa ben attrezzata, è un mister. E a differenza delle partenze positive insomma che faceva è sempre partita bene ogni anno. Sì. E poi
non sta facendo tanto bene per la rosa che ha, anche come si chiama? No, dimmi di che squadra parli. Vabbè, io prendo spunto e ti chiedo, insomma, perché lo facciamo sempre e dobbiamo farlo. Sant'Omero e Sant'Egidio, se le vibrazioni in crisi. 8 punti, metà classifica, in crisi, no, perché col Mordor è una squadra che punta e vince il campionato. La pareggiata, Sant'Omero è una squadra di tutti i ragazzi. Comunque quindi... sono 5 squadre a 10 punti lì. Sant'Omero sta a metà classifica, forse Sant'Egidio è partito un po' a stento, diciamo. Ieri ha perso a Luca, anche se vinceva, ha perso 2-1, ma un campo difficile. Luca è un'ottima squadra. Luca è forte, come è forte il Celano, ma è anche ieri vero, il Celano ha perso col Pucetta. È anche vero, insomma, che la Sant'Egidiese ha avuto un calendario, il Celano, il Luco, il Fontanelle stesso, che ha vinto con tutti. Ha vinto anche Sant'Omero, ha giocato con tutti. Ha giocato con la Virtus Teramo, col Morador, col San Gregorio, a Montaway. Dunque il gioco è difficile. Sì, e poi siamo alle prime comunque giornate, siamo stando alla sesta giornata. Mister, le vibratiane continui a seguirle, ovviamente, le tue idee. Quest'anno non hanno ambizioni di vincere, né la Sant'Egidiese né Sant'Omero. Perdonami, fammi sentire Mister Pizzo. Sì, vabbè, la Sant'Egidiese ha cambiato pochissimo rispetto all'anno passato. Sì, quindi l'attaccante. L'attaccante centrale che gioca un ragazzo che è Cialini, che è un ragazzo che è cresciuto a Sant'Egidio, quindi... ieri mancava di Coccia. Cambiando poco, probabilmente è una questione di tempo, poi uscirà fuori. Ecco. Poi il Sant'Omero sta facendo il campionato che deve, secondo me, quindi farà un campionato di media classifica, perché farà questo. Anche il Sant'Omero è una squadra oramai consolidata, c'è l'asse portante della squadra, che è rimasto tale, quindi è andato via Ricci, sì, che è un giocatore importante in difesa, però insomma i Dario Casali è rimasto, il Bomber De Rosa è rimasto, quindi una squadra Bizzarri, che è un ragazzo veramente, ecco, parlando di ragazzi che potrebbero giocare in campionati così più importanti. Bizzarri è un ragazzo che per motivi di lavoro probabilmente non potendosi allenare il pomeriggio, altrimenti è un ragazzo molto importante, quindi Sant'Omero farà un campionato di buon spessore. C'è anche spessore. Campana, che è un giocatore molto... Sì, Campana è un giocatore diverso, diciamo, che categoria si deve rilanciare, un attaccante che un attaccante, diciamo, una seconda punta, però, ripeto, l'asse portante è quello che fa andare avanti la squadra. È il momento di andare a vedere velocemente quello che sarà il prossimo turno in entrambi i campionati. Questo è quello di eccellenza, Cupello Renato Curiangolana, il Martinsicuro in casa con il Milianico, Acqua e Sapona Meternina, Chieti con il Capistrello, Montorio 88 Spoltore, Paterno San Salvo. Mister, voi con il Penne, partita sabato, insidiosa. Sì, giochiamo sabato, si è anticipata a sabato perché abbiamo chiesto al Penne se hanno concordato l'anticipo al sabato, perché mercoledì abbiamo la partita di Coppa contro l'Angolano. Vero? E poi San Boceto, River Chieti e la Torrese impegnata con l'Alba Adriatica, che vi annuncio subito che questa partita ci vedrà presenti anche con una telecronaca di tutti e 90 minuti, velocemente anche in promozione, e poi chiudiamo questa puntata numero 5. Luco Celano, eccolo qua, già questo è un big match. Poi Morodoro Pucetta, Modignano Mociano, la nuova Sant'Egidiese in casa. Sono incostanti, le marsicane sono incostanti. Sono un po' incostanti. Cologna Sant'Omero, Fontanelle Rosetana, Piano della Lente Alba Monterrey, Ponte Romano San Gregorio. Davide, sì. Un'altra partita in casa per tenere il ritmo. San Gregorio è una squadra. San Gregorio è una squadra buona, molto buona. Sì. E poi questo Tossicia, che nel frattempo, insomma, qualche punticino ha cominciato a rimediarlo con la Virtus Teramo. Questo è il quadro della prossima settimana. Io ho forse il tempo per far vedere, ma proprio qualche secondo, se Marco Medicoli ce lo manda. Eccolo qua. Questo è un altro mestiere o ti stai preparando? No, questa è una passione che mi porto da quando ero piccolo, diciamo un hobby. Quando nel tempo libero, quando ho un po' di tempo libero. Ma qui ti eri messo davanti alla telecamera praticamente? Sì, mi riprendevo. Ti riprendevo. Sì. E poi ti riascolti. Dico, poi ti riascolti. Sì, facciamo sentire. Poi, no, poi mi risento. Lo vogliamo sentire, però, un 2-3 secondi, eccolo qua. Eccolo qua.
tu dici mal che vada, cioè voglio dire, ma ci sta qualcosa altro oltre al calcio, ci sta anche la chitarra almeno. Dovessi non decidere di fare l'allenatore, questo è un altro pezzo che ho messo io, sì, infatti Marco me l'aveva detto, è lui, e se perdessi te si dice. Va bene, noi con queste immagini di un inedito Davide Ricchiuti, Ricchiuti anzi, perché lo dico anche un po' male, chiudiamo questa puntata numero 5. Come sempre vi ringraziamo di essere stati con noi, ci vediamo settimana prossima. Dopo di noi arriva Super Gol con il nostro direttore Walter Cori. Arrivederci, alla prossima settimana.